queste cose dagli. Oh, via, dai, metti mani in azione, Non è facile girare a Ponte di Nona dopo i fatti accaduti ieri, qui nell'estrema periferia di Roma, dove due giovani pregiudicati sono stati uccisi a colpi di pistola. C'è paura, paura di chi ha ucciso, di chi tiene in scacco queste strade. E anche noi siamo minacciati e invitati ad andare via. No, non lo puoi fare. Non le vanno addosso. Se lo cancello. Impossibile per i giornalisti fare domande. In strada ci sono i parenti delle vittime, uccise forse per un regolamento di conti legato alla droga a 36 e 26 anni. E nonostante la presenza dei carabinieri, bisogna allontanarsi perché loro così hanno deciso. Il video mentre io parlavo non ti ho dato il consenso di denuncia. No, fammi vedere il telefono. La paura paralizza tutti e per capire questo quartiere difficile basta spostarsi pochi metri dal luogo dell'omicidio. Quello che è successo ieri sera è il culmine. C'è di tutto qua, spaccio delle varie droghe più immaginabili, i supermercati della droga la sera, però qui la polizia sa, dice che poi se li arrestano escono dopo due ore, per cui noi dobbiamo subire queste cose. Da queste parti le chiamano le case colorate, qui è il punto dove si concentra lo spaccio, l'economia di un quartiere, il potere di trafficanti sulle vite di centinaia di persone. Di notte specialmente non è che paura, non si può proprio uscire perché il rischio è troppo grosso. A pochi passi da piazzale, eccole le due povertà a confronto, quella degli italiani. Non sappiamo niente di quella che facciamo. E quella dei rom che abitano di fronte. Neanche per la strada viviamo, male troppo. La gente che vede, non ci stanno bagni, non ci sta niente, caro mio, un casino. Una periferia dimenticata da tutti, che ospita uno dei campi rom più grandi d'Italia, quello di Via di Salone. Le tubature delle fognature che sono rotte, fuoriesce tutto quello che c'è dentro la fognatura, diciamo, è tutto abbandonato. Campi nomadi abusivi, baraccopoli dei rifugiati, allarme sicurezza, degrado, roghi tossici, tutto questo è Ponte di Nona. Ma lì è da aver paura proprio, guarda. Che dobbiamo fare?